Etamima digiuno. La dietamima digiuno è un protocollo alimentare ideato da Walter Longo, caratterizzato da una durata di 5 giorni. Il regime di Longo consente di perdere peso e, nel contempo, di ottimizzare il rinnovamento cellulare e la prevenzione di patologie quali l'Alzheimer e il diabete di tipo I. Basata su un deficit calorico pilotato che fa in modo che il corpo reagisca come se si stesse digiunando. La dieta MIMA digiuno ha delle specifiche indicazioni riguardanti l'apporto calorico. Quest'ultimo deve rientrare nelle 1150 calorie quotidiane per il primo giorno e nelle 800 per quelli compresi tra il secondo e il quinto. Per quanto riguarda gli alimenti annessi, nel menù troviamo innanzitutto verdure cotte crude, si può spaziare e prendere in considerazione le verdure a foglia verde, la zucca, i cavoli, le carote eccetera, da condire con olio extravergine a crudo. Lo schema della dieta MIMA digiuno, diffuso da Walter Longo dopo anni di studi clinici, prevede inoltre l'eliminazione delle proteine animali, caratterizzate da una correlazione diretta con l'incremento dell'ormone IGF-1 e con il rischio di aumento del diabete di tipo I e patologie cardiovascolari. La dieta MIMA digiuno che vi farà perdere peso. La dieta MIMA digiuno che vi farà perdere peso. Sono invece consentite le proteine vegetali, in particolare quelle provenienti da cereali integrali e da legumi secchi. Si può consumare il pesce, ma facendo molta attenzione a moderare le quantità. In linea di massima andrebbe mangiato non più di 2/3 volte a settimana, evitando le specie ad alto contenuto di mercurio, PE. Il tonno. Tenendo conto di queste indicazioni e del fatto di eliminare tutti i cibi lavorati e caratterizzati, da un'alta quantità di zuccheri semplici si possono scegliere numerose combinazioni di alimenti. Un altro aspetto importante da considerare riguarda la percentuale di proteine e carboidrati grassi, che deve essere orientativamente pari a 10%, 34%, 56% per il primo giorno e a 9%, 47%, 44% per i giorni dal secondo al quinto. Una volta terminati i 5 giorni della dieta MIMA digiuno, bisogna tornare alla propria routine alimentare. Avendo cura di evitare le abbuffate. In forma per l'estate, il caldo è arrivato e sono arrivati i giorni roventi per andare al mare. Con questa dieta sarà semplice tornare in forma.